Okay. Are you ready to start again? Okay. So you know that this is the question time. So if you have questions, okay, we have questions. Abbiamo delle domande. Allora, ci sono due domande. There are two questions. Funziona? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Posso? Si sente? Do you hear me? Do you have a translation? No, what translation. What channel? Channel Lucia one. From the channel one. Channel one. Ok, it works? Ok. Allora, ci sono due domande di carattere socio-politico che subito sono state poste e che quindi io giro. Una riguarda, è sempre legata poi allo storytelling, quindi una riguarda, viene da Ida Vinella, che tipo di storia scriverebbe sull'Italia? E l'altra di Daniele Daniele, cosa ne pensi di San Silvio e che tipo di narrazione scriveresti? Io non so se... Premesso che non abbiamo... Io non ho parlato per nulla di politica con Neil, quindi non ho idea di cosa lui possa pensare. With Neil, so I have no idea what he... Okay. Thank you for the translation. Could you read me the first part of the question again? Yes, la prima, per favore, che non c'era messa ancora la cuffia. La prima riguarda la situazione italiana. Che tipo di storia scriveresti sull'Italia? I have not spent enough time. Non sono stato abbastanza in Italia per scrivere in maniera narrativa sull'Italia, direi. Is that a good political answer? Mi sembra una risposta politicamente corretta? Il modo in cui facciamo narrativa di solito è che passiamo moltissimo tempo sul campo with our subject. Con i nostri soggetti. So when I go quindi story, quando vado sul campo per scrivere una storia, di solito trascorro almeno un mese, un paio di mesi sul campo, per così dire. Back, e quindi quando ritorno faccio più approfondimenti, più ricerca, più interviste. Un altro modo in cui noi descriviamo il giornalismo narrativo negli Stati Uniti è chiamato approfondimento, deep reporting, approfondimento. E non sono stato abbastanza in Italia per fare questi approfondimenti sull'Italia, ma posso dirvi qualcosa di San Silvio, perché no? He has awesome hair. Ha una orribile capigliatura. He dresses very nicely. Si veste bene, devo dire. And he seems, e sembra very entertaining. Molto simpaticamente intrattenitore. But I don't know enough about him to ma say non so molto di lui, abbastanza di lui direi per dire più di questo. We remember in the US ci ricordiamo negli Stati Uniti the compliment that he gave our new president i complimenti che ha fatto il nostro nuovo presidente, appena eletto, about his wonderful tan. Sulla sua meravigliosa abbronzatura. But beyond that, ma oltre ciò, Silvio, is not really much Silvio of a character. Non è proprio un grosso personaggio negli Stati Uniti. Do you know the television show The Sopranos? Voi conoscete i Sopranos, la serie TV? He might be a character on The Sopranos. Beh, potrebbe essere un personaggio dei Soprano. Don Ciccio. Ok,
Ci sono poi due domande. Then there are two questions. Sui luoghi che ha visitato. Quindi la prima di Deja Vu App dice: quale dei posti in cui hai lavorato ti ha segnato particolarmente? E invece Sandra Vitali dice: qual è il modo migliore per raccontare luoghi lontani evitando i cliché? Ok, so quindi, tell me if I'm right. The first question la prima domanda. La prima domanda mi ha chiesto che tipo, which of the places where you worked has marked you, has impressed you more than the others? And what is the best way to describe remote places while avoiding cliché? Those are both good questions. Buone domande, tutte e due devo dire. Parlerò tra un po' dei cliché, dei nostri cliché, ma uno dei due posti, un paio di posti mi vengono in mente. Prima di tutto un tipo di posto, diciamo, non proprio positivo. Per esempio, quando sono andato per la prima volta a coprire la guerra irachena nel 2006, non avevo mai assistito a tanta violenza prima di allora. E non c'è modo di prepararsi a questo tipo di cose, ve lo assicuro. Quindi spesso ancora ci penso moltissimo. E la seconda invece è un'esperienza più positiva. Per esempio il mio viaggio in Etiopia, e alla fine ci ho trascorso tre mesi in aree molto remote dell'Etiopia e ho lavorato con delle tribù, poche, quelle che c'erano in quell'area, ed erano delle persone splendide. È stata un'esperienza meravigliosa conoscerle e vivere con loro. Quindi questi sono due esempi. E adesso per i cliché, molto rapidamente vi voglio dire che molto spesso già pensiamo di conoscere la storia di qualcosa. Noi pensiamo di conoscere Silvio Berlusconi. È una specie di cliché vivente. Quindi effettivamente a queste cose di solito non facciamo attenzione, nel senso che pensiamo di conoscerle già, quindi non ci facciamo più attenzione. Come giornalisti, la nostra professione è proprio quello di mettere in discussione qualsiasi cosa. Quindi se qualcosa ti sembra familiare, qualcosa che conosci, ci dobbiamo chiedere ancora una volta: ma veramente so di che cosa ti tratta? O devo riguardare, devo comunque analizzare meglio la cosa dall'inizio e vedere qualcosa di nuovo? Allora, stanno arrivando tantissime domande. Quindi devo scegliere un po' quelle che mi sembrano più interessanti e salto quindi quella sulla TAV e sull'ILVA, non perché non voglio parlare di politica, ma perché non penso che sia così informato addirittura di parlarci dell'ILVA. Quindi passerei a una un pochino più, come dire, anche curiosa. Cioè, in accordo con il tuo spirito interiore come giornalista, scegli tre cose da mettere nel tuo zaino da viaggio. Bucket list, cioè il secchiello di... Cosa fa? Bucket list. nella lista. Il secchiello. Uno. Due. No, I'm kidding. So the notebook and the pen are one thing. Let's just... camera and some kind of pocket knife or a multi-tool. Do you know what those are? Mm-hmm.
So those are the things that if I only had three things. Se io dovessi scegliere solo tre cose, è proprio questo che metterei dentro. Ok, poi Mario Panico che Mario scrive Panico. Essere in tanti può essere una forma di libertà, ma in quale angolo del mondo ti senti a casa? Recently I feel at home. Mi sento a casa. Most nella maggior parte dei casi. On the west coast of the United States in it. Quando sono sulla west coast degli Stati Uniti, nell'Oregon. And I don't really know why. E non so veramente perché. But that's the place that I keep trying to go back to. Ma è proprio il posto nel quale voglio sempre cercare di ritornare. Because, perché I don't know. Non lo so. A few of my brothers live there. Perché ho dei fratelli che vivono lì. After traveling e trovo che dopo aver viaggiato, dopo aver lavorato, voglio andare in un posto che per me sia facile, dove la vita sia facile. Quindi lì mi sento rilassato. Non ci sono dei serpenti pericolosi. It's good to live there. E mi va bene, mi piace vivere lì. Credo che talvolta questo può essere un po' una delusione, che mi vedrebbe meglio a vivere in Indonesia, in posti così. Ma lì credo che i posti più semplici siano effettivamente le nostre case, il nostro ritorno a casa. Adesso ce n'è una, secondo me, molto bella, di Roberta Sciacqua. Questo tipo di giornalismo può essere considerato a lungo termine? Se no, cosa pensi di fare dopo? After what? This kind of journalism, if it is not long-term profession. Well, it is a long-term profession. Ma è una professione a lungo termine negli Stati Uniti. And I'll talk a little bit more about the history of it in a e few minutes. Parlerò un po' di questa storia fra un po'. È cominciato negli anni 60 e negli anni 70 questa storia negli Stati Uniti. Quindi è diventato diciamo un lavoro sempre più di successo negli anni. E poi non riesco nemmeno a immaginarmi di fare un altro tipo di giornalismo, quindi continuerò a fare questo tipo di giornalismo. Una domanda velocissima, Linda Barbone. Neil, un solo aggettivo per descrivere il tuo lavoro. One term to describe your one adjective to describe your work. Like a test. Una specie di esame, direi. After I pass this test, can I be in the ordinary? E se passo questo esame, posso iscrivermi all'ordine? Procedo. No, sto andando avanti, ci sto pensando. Detailed. Direi dettagliato, questo è l'aggettivo che utilizzerei per descrivere il mio lavoro, dettagliato. Bene, Angela Lomoro, Angela veramente, pensi che qualcuno con un occhio vergine possa descrivere un posto sconosciuto in una maniera migliore di qualcuno che ci è cresciuto? So a person who is never a newcomer can describe newcomer, things better yes, than yeah, a yeah. Okay. Sometimes. Sì, talvolta sì. Because people who have lived in a place for a long time. Le persone che hanno vissuto a lungo in un posto hanno una tale conoscenza e familiarità con tutto ciò che li circonda da non essere più impressionati. Una specie per loro diventa un po' di carta da parati il posto. Quindi se lasciate questa aula oggi, vi ricorderete il quello che c'è sui muri, quello che c'è invece sul soffitto,
sareste forse lo conoscereste bene, forse questo preso, questo posto, ma un nuovo arrivato corre il rischio di tornarsene a casa con la superficie, con le cose che scintillano, le cose che sono rumorose. Okay. L'altra è di Sabrina Marzionne. Sei mai entrato a contatto con altre civiltà o con popoli di diversa cultura? Hai qualche aneddoto da raccontarci al riguardo? I don't really understand the question. So, do I keep in touch How with much people? Is, vabbè, allora questa è contatto con altre civiltà. Yeah. Well, I mean that's what I do go to other countries and other. È proprio quello che faccio. Yeah. I'm not sure I understand the question. Oh yes, you understood, but of course I think it is trivial. Of course it is your job. Yeah, it's my job to do that. Quindi è banale, sì, e lo fa per mestiere, quindi è chiaro che è entrato in contatto con altre culture, altre civiltà. Well, I do. I focus on things in the United States. So talvolta mi concentro sulle cose degli Stati Uniti, quindi chiaramente è qualcosa che non mi è estraneo, ma molto del mio lavoro avviene in altri paesi e anche quando ci sono dei fenomeni naturali insoliti. You know, fires or science o like incendi, None of those things cose di questo genere, nessuna di queste cose è separata dall'esperienza umana, quindi ci sono sempre degli elementi umani in qualsiasi storia. And so, yeah, I do have e quindi sì, ho incontrato altre civiltà, altre culture, ma sempre lo faccio e devo stare attento a non fare confusione. Oh, stories told by local community. Yeah. I mean there are all sorts of stories sì, told by local Sì, ci sono degli aneddoti, delle storie che vengono raccontate dalla comunità locale. Vi ho fatto vedere la mia gamba sanguinante quando sono stato la caduta in Madagascar. Beh, in quell'area del Madagascar viene considerata la casa di alcuni spiriti, di fantasmi, e naturalmente le persone locali non si avventurano moltissimo in quelle cavità, ma rimangono un po' ai margini e talvolta seppelliscono i loro morti proprio nelle grotte, quindi credono che si tratti di un posto molto spirituale e credono che, per esempio, hanno creduto che mi ero fatto male perché avevo offeso gli spiriti addentrandomi così in profondità. Quindi abbiamo dovuto fare un rito, una cerimonia che ha coinvolto moltissimo, voluto dire bere del rum e anche versare il rum nel fiume come offerta agli spiriti. E naturalmente il tentativo è di ridere a tutto ciò, per tutto ciò, forse, ma era una cosa importantissima per la gente del posto, quindi naturalmente lo dovevamo fare. And then we have to be careful telling that story. E dovevamo anche fare attenzione a raccontare questa storia. So it doesn't seem like we are quindi making fun of those people. In modo che non sembrasse che lo prendessimo con una specie di canzonatura. Is that the kind of story? È questo un tipo di storia che volevate che io vi raccontassi? Dora chiede quanto è importante l'antropologia per i giornalisti. One of the things about anthropology Una delle cose dell'antropologia è che anthropologists are always thinking about che gli antropologi pensano sempre all'altro.
parlano sempre a come gli altri, l'altro viene percepito, come scriviamo sugli altri. Quindi si preoccupano moltissimo su come vengono raccontate le storie circa gli altri. Quindi abbiamo imparato, impariamo a essere visitatori, osservatori di altre culture, trattarle con rispetto e chiedere their wisdom and their knowledge. Quelle che sono le loro conoscenze, quello che il loro senso comune, in modo che noi siamo in grado di raccontare le loro storie meglio. Gli antropologi, quando gli antropologi fanno un brutto giornalismo, è perché spesso vogliono studiare una cosa per sempre, prima ancora di parlarne, ma non abbiamo questo lusso come giornalisti, non ce lo possiamo permettere. Sì, poi c'è la domanda che ci voleva naturalmente, c'è stata ogni giorno. Mario Pagnico, che pensi dell'ordine dei giornalisti? I think you guys should burn it down. Credo che bisognerebbe bruciarlo. That's a little bit of a joke, but not too much. Un po' uno scherzo, ma nemmeno poi tanto. Again, if we're anthropologists and journalists. Se noi antropologi e giornalisti. I can't come to your country and tell you what to do. Well, sì, posso venire nel vostro paese e dirvi quello che potete fare, ma non posso dire come che sembra un'istituzione ormai superata, che un po' vi opprime e che vi tiene un po' alla larga, ma ancora una volta questa è la mia percezione dalla superficie come osservatore esterno. Che io direi che se l'ordine vi dà fastidio, vi irrita, perché non l'avete cambiato fino adesso? Vabbè, tra l'altro qui in Italia tra un mese ci sono le nuove elezioni dell'ordine, quindi siamo in pieno fermento politico-giornalistico. No, ce ne sono due. Good. Ci sono altre due domande. Vanessa Insanguine. Ah. Qual è il rapporto tra il giornalismo narrativo e il citizen journalism? Ship between the two? Yes. Sì, c'è un rapporto. I think a lot of the things that Stuart molte delle cose di cui vi ha parlato Stuart stamattina sono molto molto importanti per i giornalisti. Dobbiamo assicurarci che capiamo, comprendiamo come i media si stanno evolvendo e come si sta evolvendo l'uso che la gente ne fa. Ma fino adesso il giornalismo dei cittadini per me è un altro tipo di strumento che mi aiuta a fare le mie ricerche. Non sono il tipo di giornalista che fa interessato, che copre le ultime ore. Di solito io scrivo storie, articoli su cose che sono in corso o che sono già successe. Quindi il mio tipo di giornalismo non è influenzato da cose tipo Twitter. And sometimes we use Facebook in our e talvolta usiamo Facebook nelle nostre or ricerche talk with people. O parliamo con la gente, lo usiamo per parlare con la gente, ma ha di solito un ruolo secondario, direi. For newspaper journalists.
per i giornalisti della carta stampata, questo tipo di media sono invece, hanno un ruolo molto più di primo piano. No, ci sono due domande ancora che devo fare, sono molto carine, poi basta, poi interrompiamo e continuiamo con la presentazione. La prima è: hai mai avuto dei pregiudizi su una terra? Che poi hai visitato e hai cambiato idea su quella terra? Land, this place, this country? I think, sì. Yes, definitely. Sì. Sì, direi proprio di sì. Two quick examples. Due veloci esempi. When I was a boy, I always wanted to go quando to Africa. Ero un bambino, un ragazzo, volevo sempre andare in Africa. I didn't go to Africa until I was 33. Ma ci sono andato quando avevo 34-35 anni. And when I finally got there, e quando alla fine ci sono arrivato in Africa, ho capito che l'immagine che avevo nella mia mente dell'Africa was still the Africa of a boy. Era ancora quella dell'Africa di un ragazzino. In my Africa, there were no people, nella mia Africa non c'erano persone, c'erano soltanto dei bellissimi animali. And I didn't realize that I still e non avevo capito di avere ancora conservato quell'immagine da ragazzo dell'Africa. Quindi è stato un cambiamento rapido nella mia mente. And another, un altro un po' più vicino agli Stati Uniti, was when I first went quando to Cuba, sono andato per la prima volta a Cuba, which is a country that che è un paese che is almost a country-sized cliché. Che ha un cliché grosso quanto un paese, per così dire. Siamo così vicino a Cuba, ma la maggior parte di noi americani non ne sa nulla di Cuba. Quindi quando sono arrivato a Cuba, ho dovuto lottare con le idee che mi erano state instillate nel sistema scolastico americano. And as I did battle mentre facevo questa lotta contro queste idee, la mia impressione di Cuba è assolutamente cambiata. Okay, one last question. Hai mai pensato di essere folle durante un tuo viaggio? Alessandro Sofia. Well, I'll try. I think I know what that means. Yes. Credo che di capire quello che vuol dire. Sì, talvolta in Iraq, in Afghanistan, ho pensato, ma perché diavolo, per essere gentili, lo sto facendo? Non voglio che mi si amputi una gamba o le gambe. Non voglio morire. Perché lo sto facendo? Mi sono chiesto. Sì, questo è il tipo di pazzia, direi. Ma di solito non siamo proprio colpiti da questa follia. All right. Sounds good. So I will, I'll just okay, so we talked about some of the stories that were easy, and now let's talk about some of the stories that are harder. These are stories like the ones that you just asked me about, the places that make you feel a little crazy, or where the politics are strange. They are more complicated because there are human beings involved.
It's easy to go to Madagascar, to a place where there are no human beings, and write a story about it. Because you have very few characters, you don't have to deal with history. Scrivere una storia perché in posti come Cuba, però invece ci sono gli esseri umani. Negli Stati Uniti abbiamo un rapporto molto strano con Cuba. Quando Cuba e l'Unione Sovietica erano alleati, abbiamo rischiato di fare una guerra con l'Unione Sovietica a causa di Cuba, forse ne avete sentito parlare, e Castro, Fidel Castro, è una sorta di canaglia, viene considerato una canaglia negli Stati Uniti, e si pensa a lui come a un cattivo ragazzo, a un comunista, a un rivoluzionario, a una barba, quindi non sappiamo molto di lui, ma sappiamo che si suppone che sia un cattivo ragazzo e che Cuba in un tempo è il nostro nemico. I miei genitori si ricordano la crisi dei missili in Cuba, di Cuba, si ricordano di essersi dovuti nascondere sotto i banchi di scuola perché gli veniva detto che dovevano farlo in caso di attacco nucleare. E questo è il bagaglio con cui sono cresciuto, di miei genitori che si nascondevano sotto i banchi per proteggersi dai russi e dai cubani. E gli americani non potevano andare a Cuba, i giornalisti ci possono andare, ma l'americano medio non può farlo, è difficile. Quindi non abbiamo molti rapporti con Cuba, ne conosciamo pochissime cose, quindi all'epoca, ecco qui, durante il 50° anniversario della rivoluzione cubana, ho deciso di andare a Cuba e scrivere un articolo su questo anniversario, quindi ho potuto conoscere meglio Cuba e mettere in discussione le idee con cui ero cresciuto. Quindi sono andato in aereo a Cuba, sono stato lì un mese e sono andato da un'estremità all'altra dell'isola e ho camminato, ho preso gli autobus, ho fatto l'autostop. Ecco, dal punto del sud del paese al nord del paese, al sud dove c'erano le truppe rivoluzionarie castriste, e naturalmente ho trovato dei cubani, li ho incontrati, ho descritto il paesaggio, ho fatto delle interviste e mi sono fatto un'idea di quella che veramente era Cuba. Ecco, una storia più difficile perché come giornalisti abbiamo grande responsabilità nel senso di andare oltre i cliché, perché è un punto molto importante che si devono ricordare i giornalisti, che si scrive per cliché si dà al pubblico il permesso, ai lettori il permesso di non fare più attenzione, perché se vedono un cliché pensano già di sapere di che cosa state parlando, quindi non fanno più attenzione a leggere, a sentire. Quindi questo è stato uno dei pericoli. Tutti potevano pensare di conoscere già la storia. Queste sono le fotografie che ho preso per una rivista, la Virginia Quarterly Review. Fidel, qualcuno di voi è già stato a Cuba? So che costa andare lì, ma gli italiani ci possono andare. Naturalmente ce ne sono di italiani che vanno, quando vanno lì li si trova sulla spiaggia. È un paese bello e ho deciso di fare fotografie in bianco e nero che può creare delle perplessità, perché vi potete immaginare i colori dei Caraibi molto vivi, anche questi sono un cliché. Quindi se si comincia a vedere questi bellissimi colori, c'è la tendenza nella mente umana di pensare che queste persone sono felici, che sono sempre lì a festeggiare. Vedete questi ragazzini che giocano a baseball nelle strade con questo pezzo di legno, e per la palla
stavano utilizzavano una bottiglia e quella, colpivano questa palla che veniva veniva a finire su questo muro dove vedete delle icone della rivoluzione cubana. Ma naturalmente non avevano una vera, una volta che questa cosa si rompeva, non potevano più giocare a baseball. Quindi, per questi bambini che non hanno assolutamente che non hanno soldi, questo è impossibile. Quindi, una volta che si era rotta la loro palla, sono venuti da me, erano molto molto tristi, e nelle mie tasche avevo abbastanza denaro per comprare 10 nuove palle da baseball. Ma come giornalista, che cosa dovevo fare? Dovevo comprare questa palla per loro? Andrebbe bene? O forse, visto che morivano di fame, dovevo comprare loro del cibo, sarebbe stato più facile, ma dare dei soldi per una palla da baseball? Che cosa avrebbero detto loro se un americano avesse dato loro dei soldi per la palla? Che gli americani sono bravi o che hanno talmente tanto denaro che possono fare quello che voglio? Quindi di quale storia io stavo cominciando a far parte? Come potevo essere attore della mia storia? Marco non si muove. E questo è il posto? Posto nella sud del Cuba dove Castro e le bande di rivoluzionari sono arrivate sulla spiaggia, e vedete c'è un monumento proprio lì che marca un po' l'inizio di questa rivoluzione. Le truppe non sono riuscite ad arrivare sulla spiaggia, anche perché hanno avuto dei problemi, quindi furono attaccate anche dall'esercito, e molti di questi sono rimasti vittime. Quindi la rivoluzione è cominciata molto male per Castro, ma c'è una citazione famosa. Uno dei soldati ha detto: non si può uccidere un'idea. Credo che fosse stato Castro, anche uno dei suoi fratelli. Quindi cose di questo genere hanno permesso che ci fosse la rivoluzione cubana, e il mio paese stava cercando di fermare Fidel Castro, aiutare i cubani a fermare Fidel Castro. Forse c'è bisogno di una nuova pila, una nuova batteria. Datevi un po' di tempo, ci sono dei disguidi tecnici.
Thank you for your patience. Grazie per essere stati pazienti. So you start to see that it's not. Quindi si comincia a vedere che non è così semplice andare all'estero e viaggiare, avere un'avventura. Le storie più interessanti hanno meno a che fare con le avventure, ma più con le idee, il modo di esplorare le idee. E questa è una persona che ho trovato lì, che era stato soldato nell'esercito cubano quando era andato in Africa per combattere. Il governo cubano mandava truppe in Africa per combattere nelle guerre rivoluzionarie e questo signore era stato in Etiopia e stava cercando di aiutare per gli etiopi a mettere su un regime comunista. Ed era stato molto, si era fatto questi tatuaggi di cui era molto molto fiero e parlando di questo diceva: no, ci hanno trattato malissimo in Etiopia, non avevamo da mangiare e ci dovevamo addirittura mangiare gli elefanti. Quindi parlava malissimo, quindi era andato per combattere e all'epoca i cubani stavano effettivamente sostenendo i rivoluzionari e quindi i comunisti chiaramente. Quindi vedete che fierezza, vedete come è stato bello avere a che fare con una persona così fiera e che mi raccontava tutte le sue storie. Alla fine della nostra discussione mi ha detto che forse mi sarei dovuto trasferire a Cuba, essere il suo vicino, e io ho detto: ma noi mangiamo gli elefanti? E lui mi ha detto: no, il cibo cubano è molto meglio degli elefanti. Questo è un nightclub cubano, qualcosa di nuovo per me, non avevo mai visto questo, perché negli Stati Uniti noi pensiamo di solito che tutti i cubani sono poveri, non hanno niente, che quando l'Unione Sovietica è crollata tutti i cubani hanno perso i loro soldi, quindi mi sono imbattuto in una cosa che non sapevo esistesse a Cuba, pensavo che i teenager cubani fossero come i teenager in tutto il resto del mondo, quindi siamo in contatto con queste idee nel giornalismo sempre e quindi dobbiamo decidere come trattarle queste informazioni, dobbiamo trattare Cuba come un posto esotico o dobbiamo approfondire e esaminare le idee che trasformano Cuba in quello che effettivamente oggi è Cuba. Quando sono entrato in profondità a Cuba, i cubani sono stati molto gentili con me, mi hanno accolto nelle loro case, mi hanno nutrito e non hanno smesso pensare che io fossi una spia, ma sono comunque stati ospitali. Beh, naturalmente loro avevano i loro cliché nei confronti degli americani. Questa è Havana, una bella città, devo dire, che sta sprofondando nel mare perché non hanno soldi per conservare i vecchi edifici. E vedete che molti cubani stanno lì a ciondolare, non credo lo facciano più. Questa è un'altra storia, l'Africa, l'Etiopia, guardate, è una bellissima foto, non la vedete? Quanto spesso vedete l'Africa rappresentata come questa? Mai. È meravigliosa, direi. Questa è un po' l'idea delle persone che hanno di Africa. All'inizio ho pensato sarà meraviglioso. E beh, questo
questo è l'altro in termini antropologici. Naturalmente questo non avviene per gli Stati Uniti, per l'Italia. Come scrivere di questo senza trasformare questa donna in un cliché? E qui abbiamo rappresentanti di diverse tribù che fanno una lotta per una donna. E come lo fanno? L'intero villaggio si raccoglie e questi uomini cercano di colpirsi con questi bastoni. È una specie di partita di calcio qui, è la loro versione di una partita di calcio. Cioè liberano le loro energie, si divertono, nessuno si fa male, quando si comincia a diventare un po' violenti si fermano. Guardate questi rappresentanti, sono nudi e hanno questi bastoni. È questo che pensiamo dell'Africa? È questa l'Africa che noi abbiamo nella nostra mente? Ancora in Etiopia, cercano di tirar fuori questa mucca dall'acqua prima che i coccodrilli ne facciano un boccone. E questa è la nostra idea di civilizzazione. Cioè quando gli occidentali vanno in posti come questi, i giornalisti per esempio, come scrivono di questo? Per esempio, come descrivono questa stupida avventura? Naturalmente questa è una domanda retorica che faccio a me stesso, non è che vi chiedo di dare una risposta. Avete già visto questo tipo di immagine prima? Sì, quella è una cosa che National Geographic fa molto bene, facciamo belle foto di cose strane che nessuno abbia mai visto prima. E questa donna, diciamo, ha fatto un'incisione, questa donna, nel labbra, e ha messo questo disco di argilla nelle labbra e l'ha sostituito sempre con uno più grande un po' quello che avviene con gli orecchini. E quindi una volta che se l'è tolta, come pensate che sarà, diciamo, il labbro inferiore di questa donna? Ecco, per questa tribù è il massimo della bellezza di una donna. Questo vuol dire che è molto bella, che vale moltissimo questa donna, ma per noi è difficile, diciamo, non reagire allo shock di questa fotografia. È molto scioccante per me, ma vi potete immaginare quanto è stato scioccante per il fotografo. Ho dovuto spiegarglielo ed è particolarmente difficile quando è un uomo che scrive delle donne. Negli USA ora c'è un cambiamento nel giornalismo, che è stato una volta una rete fatta di uomini, cioè la maggior parte dei giornalisti erano uomini. Adesso sta cambiando, la maggior parte dei miei studenti sono delle giovani donne che vogliono fare quello che io faccio. Quindi una domanda interessante sarebbe: come delle giovani donne potrebbero descrivere questo fenomeno? Lo posso trovare anche bello questo fenomeno. Il National Geographic non tratta benissimo le donne talvolta. Negli Stati Uniti abbiamo facciamo uno scherzo. Per esempio, quando si è giovani usiamo Internet, noi usiamo dire: se qualcuno vuole delle industrie, i ragazzini vogliono delle immagini porno, di solito vanno a vedersi il National Geographic per vedere dei seni nudi. Quindi ci si chiede: si ha la reputazione, in questo caso il National Geographic ha la reputazione per educare altre persone? Ecco, vedete, questa è un'altra immagine interessante,
perché il moderno che un po' stride con l'antico, vedete, sta lappando la birra proprio su questo vassoio delle sue labbra. Che cosa vi dice questa fotografia? Qual è la storia che vi viene in mente guardando questa fotografia? Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo pensare a che cosa il lettore penserà, quali saranno le conclusioni che lui o lei trarranno. Questo è un uomo che credo abbia 16-17 anni, un cerimoniere, diciamo, la cerimonia della, diciamo, del diventare uomo. Lo potete vedere dal fondo? Che cosa abbiamo in questa foto? Vedete, è nudo. C'è stata una grossa discussione al National Geographic sul se o meno far vedere questa fotografia, perché è un uomo nudo. Non hanno avuto problemi con queste altre fotografie, perché questa è solo una donna nuda con un topless che si vede, che cosa volete che sia, ma un uomo nudo è stato un grosso problema per loro. Una discussione molto accesa sulla se fosse opportuno far vedere questa fotografia. Alla fine hanno detto di sì, perché dava un senso, questo vi dà un senso delle difficoltà culturali che si nascondono dietro ogni storia, ogni servizio. Pensate che abbiano avuto dei problemi a far vedere questa fotografia? No. Che cosa voi pensate stia succedendo qui? Vediamo, adesso ve lo racconto e vediamo se ci avete pensato, o comunque se me lo dite voi. Beh, era un villaggio dove si era appena fatto vedere lo diciamo se aveva fatto la sua comparsa il reggiseno, ed era una cosa così nuova che avere il reggiseno voleva dire essere le persone più alla moda. Quindi alla fine i reggiseni erano arrivati in quest'angolo dell'Etiopia, e vedete, il messaggio di questa fotografia è molto semplice: abbiamo finalmente i reggiseni, talvolta ce li mettiamo, talvolta non ce li mettiamo per le stesse ragioni per cui se le mettono le donne occidentali, ma ci dobbiamo chiedere come diciamo ritrarre le donne, delle donne che vengono da un posto diverso, che possono essere di colore, asiatiche, come giornalisti bianchi, come possiamo raccontare queste storie? E queste immagini sono più complicate di quanto noi siamo di solito portati a pensare. Questo invece è l'inverso: un grosso turista tedesco, e le donne giovani non potevano credere che gli uomini avessero un capezzoli pure loro. Ed è stato fantastico. Ma non l'hanno messo nel giornale questa foto. E talvolta noi andiamo in posti dove noi pensiamo nessuno sia mai stato, e poi scopriamo delle cose. Ho trovato questo tipo di villaggio nel mezzo del nulla. Li conoscete le guide della Lonely Planet, vero? Sì, lo conosciamo. Beh, quel signore. Gli ho fatto una fotografia di lui che teneva la sua stessa fotografia sulla copertina della guida della Lonely Planet. Quindi abbiamo scoperto che la gente c'era stata lì prima di noi. La differenza è che, non so se lo vedete dal fondo,
ma vedete sulla copertina questi due uomini sono molto molto dipinti, e questo è come di solito invece si vestono, ma naturalmente si vestono solo se li si paga per farlo, si vestono così. E quindi vedete, di solito non si vestono così. Quando lo fanno significa che ci sono in giro dei turisti che vogliono fare delle foto, quindi i turisti sono disposti a pagare per quella fotografia. Quindi il National Geographic ha dovuto pagare tutte le persone per fotografarle. Adesso molto rapidamente vado a un fallimento di un servizio di questa storia. Un fotografo insieme a me, stavamo lavorando negli Stati Uniti e siamo andati in una parte molto povera del paese dove la gente non ha la copertura sanitaria, non se la può permettere. Quindi che cosa fanno? Fanno delle organizzazioni, vanno diciamo delle organizzazioni non profit, mettono su delle ambulatori e tutti questi poveri vengono da chilometri lontani per essere curati. E dormono in macchina, aspettano nel freddo per intere notti in modo che al mattino dopo possano essere curati, possano vedere un dentista, un medico, ma di solito un dentista. Quindi questo è stato l'anno della prima elezione di Obama, quando decine di milioni di americani non avevano ancora la copertura sanitaria. Quindi questa era l'età la fine dell'era di George Bush. Quindi insieme al fotografo sono andato in questa parte povera dell'America e volevamo fare un servizio sulle persone che vivevano lì. Ed anche se era il mio stesso paese, la mia patria, era estraneo, più estraneo a me dell'Etiopia, questa parte degli Stati Uniti. Un esempio di qualcosa che io pensavo di sapere, ma che effettivamente non conoscevo assolutamente. Quindi insieme al fotografo abbiamo deciso di cercare di scrivere qualcosa che non era giornalismo normale, ha cercato di fare fotografie che non erano fotografie normali. Vedete gli aggeggi dei dentisti? Vengono fotografati qui, che sembra tipo delle navicelle spaziali di alieni. Ha cercato di ritrarle così. E questi sono due giovani americani che non avevano abbastanza soldi per farsi curare, quindi hanno fatto una lunga coda durante la notte per arrivare a farsi curare. Io veramente non riuscivo a capire perché tutto ciò succedesse nel paese più ricco del mondo, ma non c'era nessun altro giornalista che copriva questa storia, con l'eccezione di uno, e era una giornalista europea, perché gli europei sono affascinati da questo fatto che il paese più ricco del mondo non si possa prendere cura di persone come queste. Ecco, sta cercando di calmare una donna mentre qualcuno le sta estraendo dei denti. Beh, questa è l'America. Chi sapeva che l'America era tutto ciò? Non ho portato per caso queste foto. Quindi, questa storia... Volete che cambi la fotografia? Sì, sì. Allora, meglio questa. Siete sensibili, direi.
parlerò del giornalismo dentistico. Beh, queste sono alcune delle storie che sono state più difficili da fare. Sembra più facile andare in posti esotici, ma sono queste le storie che ti soddisfano di più, perché bisogna lavorare molto più duramente. È anche più difficile raccontare queste storie, bisogna combattere molte battaglie per poterle raccontare in maniera onesta. È la storia che vi ho fatto vedere, quella dei denti cavati. Beh, anche noi siamo stati troppo sperimentali e alla fine non è stata pubblicata perché c'era troppo. Quindi diciamo la maggior parte del pubblico non avrebbe potuto capire, quindi abbiamo cercato di ritornarci per raccontare una storia più normale, perché il guaio è che se la storia diventa troppo narrativa o troppo insolita, beh, non raggiunge tutti. Quindi questo è un altro problema del giornalismo narrativo, ci si può spingere un po' troppo, direi. Che volete, che continui o meno? Un'altra cosa di cui mi ha chiesto Anarita di parlarvi. È la copertura delle guerre, e lo farò. Ho coperto le guerre irachene e Afghanistan, ho cominciato in Iraq nel 2006. Il problema per gli americani adesso è che queste guerre continuano da più di 10 anni. E che cos'altro rimane da dire circa queste guerre? La difficoltà del giornalismo è che si continua a coprire un evento, una guerra, naturalmente si perde l'attenzione del pubblico. Se per esempio le persone guardassero quella fotografia con i denti ogni giorno, non la guarderebbero più, non imparerebbero niente. Quindi questa è parte del problema quando si scrive sulla guerra, della guerra. Quindi ho cominciato, come vi dicevo, nel 2006 in Iraq, nel 2006 vedete un giovane iracheno che con due soldati americani che erano andati nel suo quartiere, avevano bussato alla porta. Che pensate, felice, un po' folle? Non lo so che cos'è questo bambino. Ma non appena ho cercato di parlargli è scappato via, ma era affascinato dai soldati, perché se guardate i soldati americani alla TV, beh, non sembrano più degli esseri umani, sembrano dei robot, sembra che qualcosa di fantascientifico, hanno occhiali, hanno caschi, certe volte non vedete nemmeno la pelle. E quindi per questo bambino forse erano degli alieni che venivano dallo spazio. Queste sono alcune delle fotografie, alcune di altre saranno un po' più grafiche, quindi, ma non sono le mie. Quando sono stato lì nel 2006 c'era molta violenza. C'erano due guerre all'epoca, l'Afghanistan e l'Iraq, quindi si era abbassato il livello di attenzione nei confronti di queste guerre, quindi dovevamo cominciare a occuparcene in maniera più approfondita, in modo da risvegliare l'interesse del pubblico. E questo l'abbiamo fatto, cioè, vedete un po' quello che sta succedendo adesso per i marò italiani in India, anche la loro copertura è volta anche a far capire che cosa è il governo, in questo caso italiano, sta facendo per loro. E vedete qui diciamo un
ferito che viene portato in ospedale in Iraq per poi essere trasferito in Germania e poi ritornare negli Stati Uniti. È stato un periodo in cui ho visto una violenza che non avevo mai visto prima. E queste fotografie le abbiamo fatte in bianco e nero perché il fotografo non voleva usare la pellicola e l'hanno volute fare in bianco e nero perché sapevano benissimo che se avessero fatto vedere troppo sangue il National Geographic non le avrebbe mai pubblicato. Vedete un soldato che è stato colpito durante un attacco con una bomba e vedete che è sul tavolo operatorio e credo che il tatuaggio sia il nome della figlia del soldato. Quindi un ospedale, questo di un ospedale di Baghdad, nel centro di Baghdad, e giornalisticamente è stato interessante perché questo di solito l'esercito non fa entrare i giornalisti in sala operatoria. Questo è stato un soldato che era stato colpito dopo un attacco con le bombe e l'avevano portato in elicottero a Baghdad, stavano cercando disperatamente di salvargli la vita. Questo invece è un posto diverso in Iraq, in cui l'infermiere sta cercando di assicurarsi che questa persona rimanga sveglia. E poi siamo ritornati negli Stati Uniti e abbiamo scritto di quello che è successo a questo signore dopo. Naturalmente è una fotografia difficile da capire per voi, un marine che ha perso le gambe, quindi gli stanno mettendo le protesi e vedete la sua testa è un po' diciamo pende a un lato perché l'esplosione è stata così forte che perché l'esplosione gli aveva amputato le gambe e aveva, gli aveva quasi fatto squarciato in due la testa. Vedete invece un soldato con amputate le gambe e un braccio, vedete che è seduto a casa con la moglie e più o meno hanno la vostra età, quindi hanno una lunga vita davanti a loro. E noi pensavamo fosse importante raccordare queste storie, in parte perché sono storie umane e anche perché il governo stava facendo questo e ci stava dicendo che facendo la guerra e ci stava dicendo che lo faceva per il nostro bene ed è facile dimenticare quando si vive in società occidentale. Tutto è così comodo, anche se l'euro va male, il dollaro va male, è così facile vivere qui, non dobbiamo far molto in fin dei conti per vivere, quindi è facile tenere lontane queste immagini. Che cosa potete dire di tutto ciò? Questo ragazzo era andato volontario in Iraq e forse scommetto che non avrebbe mai pensato che tutto questo potesse succedergli e non sapeva che come sarebbe stata poi la sua vita. Quindi questa è parte del nostro lavoro. Credo che come giornalisti abbiamo una forte responsabilità sociale, non per cambiare le cose o per sostenere un punto piuttosto che un altro, ma dobbiamo ricordarci ricordare ai nostri leader che le cose vengono fatte al loro nome, al nostro nome, non so quali potrebbero essere gli esempi italiani. E poi sono andato in Afghanistan, che è un'esperienza diversa. L'Afghanistan è violento, ma non come l'Iraq. E so che ci sono i soldati italiani adesso.
E voi avete sentito le vostre storie dai vostri soldati in Afghanistan? Le avete sentite spesso? No, non molto spesso. Perché secondo voi ne sentite parlare spesso? Non molto spesso, scusate. Non ci sono giornalisti secondo voi lì? He's there now? Se non parlano al microfono faranno una conversazione privata. Sì, so, effettivamente ce ne sono pochi forse. Ho parlato con giornalisti italiani quando ero in Afghanistan, ma quegli italiani di solito, i giornalisti, coprono i soldati americani, non quelli italiani. Non riesco a capire perché, ma per i giornalisti bisogna essere molto attenti al contesto della guerra. Il vostro paese si basa su una storia che ha molto a che fare con la guerra. Anche il mio paese si basa sulla storia del vostro paese. Quindi queste storie violente fanno parte della nostra storia e noi abbiamo questo cliché molto vecchio del canaglia, dell'eroe, delle guerre moderne, abbiamo i soldati feriti che quindi abbiamo l'immagine disturbante della vedova, degli orfani. Naturalmente se non siamo attenti a gestire queste immagini diventano cliché, e cliché sono una specie di autorizzazione a guardare altrove e smettere di fare attenzione a determinate cose. Quindi dobbiamo essere molto attenti quando scriviamo della guerra. Credo che ci siano tre contesti che dobbiamo considerare nel giornalismo narrativo. C'è il contesto della guerra. La guerra è un po' come il tempo meteorologico, e sta lì, la si può vedere. Tutti sanno quello che sta succedendo. Quindi non dobbiamo scrivere molto della guerra, nessuno scrive del tempo, e la guerra è lo stesso. E poi c'è il contesto del momento, che vuol dire qualcosa sta succedendo, che qualcosa sta esplodendo, qualcuno vi racconta delle storie. Questa è la cosa più facile su cui scrivere, perché è qualcosa che puoi fare con le tue mani. E poi c'è il contesto più difficile in cui inserirsi, che è quello umano, e questa è la parte più importante. La scorsa settimana a Boston, da dove io vengo, avevamo più o meno una conferenza simile a questa e stavamo parlando di come scriviamo della guerra, e c'è una citazione che mi piace molto. Un giornalista conosciuto negli America ha detto: scrivere circa la guerra è facile, scrivere del resto della vita è molto difficile. È quello che effettivamente cerchiamo di fare quando cerchiamo di raccontare una storia di guerra in maniera corretta. Cerchiamo di parlare della vita. La guerra è un po' come il tempo e del resto che ci dobbiamo interessare. Vedete delle donne afghane, che e questo invece è un soldato tedesco. State attenzione, perché i tedeschi si stanno eccitando di nuovo, per così dire. Questi sono soldati americani, insieme ai cani, che vi vedete, si mettono lì perché a tutti piacciono i cani, ma questi sono dei cani randagi. E quindi quando
si va per esempio alla toilette e si sente abbaiare e si vede che questi cani randagi ti seguono, beh, non sei poi così contento. Questo è il tipo di storia, cioè questi cani non erano così amichevoli. Un uomo afgano, questo è il futuro dell'Afghanistan, l'esercito afgano. Mi è stato detto poi che tutti questi ragazzi sono poi entrati nell'esercito. Mi piace in particolare questa fotografia perché non è a fuoco e vi fa vedere che cos'è il soldato americano medio, molto giovane, molto solo e sta scomparendo dall'Afghanistan, per così dire. Di solito si tratta di ragazzi più giovani di voi a cui viene dato un fucile, non possono, non hanno diritto a bere la birra, perché se non hai 21 anni non puoi bere una birra negli Stati Uniti, ma ti danno un fucile e vedete, questo sono i ragazzi che di solito sono un po' il tipo nerd, cioè il tipo imbranato, un imbranato con un fucile. È quello che succede a loro nella maggior parte dei casi. Vedete che in questo caso abbiamo due soldati di colore molto sconvolti perché dovevano combattere, perché c'è uno scherzo che gira, una battuta in America che dice che soltanto i bianchi vanno a combattere perché gli uomini di colore sono più intelligenti, quindi di solito sono nei trasporti. E vedete le pattuglie, e questa invece è un'immagine di combattimento che però non avviene molto spesso, e vedete che cercano di parlare al telefono, gridare per potersi far sentire nonostante la mitragliatrice. E questo è un prigioniero. E questo sono io con questo signore che è un ex talebano, talebano per molti anni, che aveva ucciso molti americani, poi ha deciso di non voler essere più talebano, è andato al governo e ha detto di voler smettere di essere talebano, ma ha chiesto al governo di avere un lavoro. Gli hanno dato questo pezzo di documento che dice non sono più un talebano, non gli hanno dato un lavoro, l'unica cosa che gli hanno dato è questo certificato ma poi alla fine diciamo i suoi familiari sono stati messi a rischio, quindi ha pensato forse di ridiventare talebano perché il governo non aveva rispettato le promesse, diciamo questo tipo di cose avviene molto spesso, passare da una parte all'altra. Questa fotografia è interessante, sono soldati americani e anche soldati neozelandesi. Vedete, sono seduti su un vecchio cannone russo che si trova in un fort costruito all'epoca di Genghis Khan. Quindi vedete i diversi eserciti che arrivano in questa area, che è veramente un sito di grossa violenza. For those of you who are really
Ecco, per coloro che vogliono vedere che cosa sono le guerre, ecco, questa è una delle toilette. Non so se potete vedere che cosa sta succedendo qui. Questo signore brandisce un coltello e vedete questa immagine così soft, così intima. L'altra persona non sembra molto preoccupato, si sta fumando una sigaretta. È come una specie di innamorato che sta cercando forse di baciare l'altro. Beh, questi ragazzi sono soldati, o erano soldati, talvolta di solito si è in contatto con soldati che sono molto cattivi, fanno cose cattive, quindi come giornalisti americani ci chiediamo come scrivere delle nostre persone, della nostra gente quando si comporta male. Questo è un gruppo di soldati che hanno maltrattato dei civili, che hanno, per divertirsi, ucciso dei cani, per divertimento hanno applicato il fuoco alle case. Come posso scrivere di questa gente? E nel mio paese io ho scritto di loro, e nel mio paese mi hanno etichettato come traditore, come un cattivo ragazzo, ma per molte persone io non ho fatto abbastanza, anzi mi avrebbero chiesto di dare più informazioni al mio governo in modo da arrestare questi soldati. Quindi talvolta come giornalista vi trovate in queste decisioni difficili. Un'altra fotografia un po' che riassume l'Afghanistan per me, un soldato solo che cerca di fare la guardia a cosa, mi chiedo, che cosa c'è lì? Questi sono dei poliziotti afghani, politici afghani anche questi. E lascerei qui, finirei qui. Io credo che questo un po' riassume alcune delle guerre che ho coperto. Ne possiamo parlare di più se ci sono delle domande. Una cosa interessante è che negli Stati Uniti, come in Italia, siamo piuttosto uguali diciamo all'Italia per quanto riguarda l'editoria, e cerchiamo di trovare dei modelli di giornalismo che funzionino, perché nessuno ha più tanti soldi. Quindi mi chiedo come possiamo avere i fondi per coprire queste storie che sono così importanti da coprire. Dobbiamo essere creativi nel modo in cui non siamo mai stati prima, ed è per questo che mi è molto piaciuto vedere questo quando sono venuto qui, perché ogni volta che c'è una nuova rivista, beh, questo crea speranza in ognuno di noi, e questa è una rivista molto molto bella e singolare. Il modo per cui lo faccio, beh, scrivo, scrivo per le grosse riviste, periodici come questa, che ha 6 milioni di abbonati, ma scrivo anche per questo periodico che ha forse 4.000 abbonati. Questa rivista ha più persone che la leggono in India rispetto agli abbonati che ha negli Stati Uniti. E scrivo anche per questa rivista che ha 24.000 abbonati. Quindi devo cercare
di lavorare a diversi livelli, cerco di lavorare a diversi livelli, in diversi periodici, non soltanto American Scholar o National Geographic. Devo cercare di trovare, di raccontare le storie a tutti i livelli, e credo che voi ragazzi dovreste fare lo stesso. Alcuni degli studenti mi hanno fatto vedere i giornali italiani e si lamentavano che del fatto che ogni giornale italiano ogni giorno ha lo stesso titolo di apertura, La Repubblica, Bersani, Berlusconi, Gazzetta del Mezzogiorno, lo stesso titolo. L'unico che fa che è diverso è il quotidiano sportivo, ma è lo stesso degli Stati Uniti. Quindi come giornalisti dobbiamo capire come trovare nuovi modi per raccontare queste storie. Un modo per farlo è raccontare delle storie più brevi, delle storie più brevi della guerra, per esempio, perché le persone hanno più tempo di leggere degli articoli più brevi rispetto a quanto ne hanno per scrivere e leggere quelli più lunghi. Tutti noi qui abbiamo uno smartphone, ne sono sicura, quindi la questione per noi è, come giornalisti, che cosa dobbiamo fare di queste nuove tecnologie? Come dobbiamo adattare queste storie a questi mezzi? Questo direi con degli articoli molto molto brevi. Questo è lo sito web di America Scholar. Abbiamo finito questa serie di 15 servizi, è la più lunga di questi servizi. Aveva forse 1000 parole, il più breve aveva 300-400 parole, e in questo caso è ancora possibile fare del giornalismo narrativo. Come? E una dei modi a cui abbiamo pensato è la poesia che racconta storie in spazi molto molto piccoli, e i giornalisti lo possono fare. Una delle cose più importanti che si capiscono quando si parla di giornalismo è che il giornalismo è per la maggior parte un atto di omissione. Noi stiamo trovando un modo, cerchiamo di trovare un modo, diciamo, gentile per omettere delle cose. La maggior parte di tutto ciò non entrerà mai in un articolo, quindi possiamo fare delle buone storie, dei buoni articoli, e li possiamo fare più brevi, molto più brevi. E una delle cose che stiamo cercando di fare in America, raccontare più storie, 15 in questo caso, ma farle più brevi, e diciamo togliere tutto il contesto inutile e raccontare le storie molto più rapidamente. Quindi questa è la situazione attuale del giornalismo americano. Cerchiamo di sperimentare le nuove forme per rimanere in vita, e credo che possiamo finire qui. Spero che ci sia una discussione, nel caso ci siano altre domande. Allora, ci sono altre 5 domande. There are another 5 questions, and then. Quindi domande brevi e proviamo risposte brevi. Ok. Il fotogiornalismo è in crisi, scrive Roberta Sciacqua. In Italia manca il photo editor e la voglia di approfondire. Anche in America? And we are not really keen in deep. It's a problem in the United States, but it sounds worse in Italy. We still have many magazines that abbiamo molti periodici ancora che apprezzano le fotografie.
and many ways to display them on the web. Molti modi esistono per visualizzarle sul web. So it's still possible. Quindi in the US, è ancora possibile negli Stati Uniti. Although it is very, anche it is very se much è comunque molto più difficile di prima. The question that we have to ask is, la domanda che ci dobbiamo porre è: why don't people want to look at photographs in Italy? Perché la gente non vuole guardare le foto in Italia? What's happened here that che has changed? Cosa è successo? Che cosa è cambiato qui? Okay. Bene. La seconda è: the second con quale question ruolo is, dovrei entrare nella storia che racconta? With which role am I supposed to enter the story I narrate? With which role do I have to enter the story I do narrate? What about the role of the author of a story in narrating it? I think the question is, credo che la domanda sia, when does the author become a character in a story? Quando l'autore diventa un personaggio della storia? È questa più o meno la domanda? Penso di sì. Yes, I think this is the question. So, quindi, you shouldn't be a character in your story. Non bisogna essere un personaggio della tua storia. Unless there's a really good reason. A meno che non ci sia una buona ragione per diventarlo. When I was younger, I wanted to. Quando ero più giovane, volevo essere un personaggio di qualsiasi articolo, di qualsiasi storia. Now that I'm a little older, adesso che sono un po' più avanti negli anni, I realized that I was just being capisco an che ero proprio un cretino a volerlo essere. Quindi, it's the best stories. Quindi le migliori storie don't have the author in them very much. Non hanno molto dell'autore all'interno. That's the rule of thumb. Questa è la regola base. Poi Claudio Mundo chiede se hai mai incontrato i fotoreporter italiani dell'Italian National Geographic, Iago Corazza e Greta Ropa. Iago Corazza e Greta Ropa. Reporters. I've only met one. Ho trovato soltanto un fotoreporter italiano, l'ho incontrato solo una volta. I met him in Afghanistan. L'ho incontrato in Afghanistan. His name was Franco. E si chiama Franco? Paghetti o Paghetti. He was from Milan. Un milanese. And he had been a fashion photographer. Ed era stato in passato un fotografo della moda. And at some point he decided that fashion e poi aveva deciso a un certo punto che la moda era una cosa stupida. And he wanted to cover war. E ha avuto, sentito il desiderio di fare la copertura della guerra. So he took his money. Quindi ha preso i soldi che aveva guadagnato e si è autoinviato in Afghanistan. And now he's a very well-known photographer. E adesso è un fotografo molto famoso, conosciuto negli Stati Uniti. Ok, le ultime due. The last two questions. Verdiana Visconti scrive: c'è mai stato un momento in cui ti sei pentito di aver intrapreso la carriera di reporter? Often. Spesso mi sono pentito. It's not an easy life. Non è una vita facile. Mostly because you just have to keep working all the time. Perché bisogna continuare a lavorare tutto il tempo, questa è la ragione essenziale. E per riuscire a farlo bisogna costantemente svilupparsi, evolversi. It's hard work to be good. È difficile essere bravi. Ok, the last one. L'ultima. Airit1992 chiede: pensi a te stesso come un Indiana Jones? When I was a boy, that quando, was my favorite movie. Quando ero un ragazzo, era il mio film preferito. So we do get into this. Quindi at the beginning. Entriamo in questo tipo di approccio all'inizio, direi. Because we want to have adventures. Perché vogliamo, ci piacciono le avventure. But then we realize that ma poi capiamo that's just the surface.
che questa è solo la superficie. And we want to work deeper. E vogliamo lavorare più in profondità. Indiana Jones, is a very Indiana good Jones story è una bellissima storia, adesso che la guardo, ma è una bellissima storia che adesso guardo da lontano, ma è una storia per ragazzi. I'm sure that this tonight, when we are back home, we'll still keep thinking of your engagement. Continueremo a pensare alle tue storie coinvolgenti. Ti ringraziamo molto per essere venuto. Grazie per avermi invitato a Bari. Vi prego di riconsegnare tutte le cuffie dopo questo momento. Domani mattina c'è Vincino, che arriverà alle 9 per parlare di satira e di illustrazione nel giornalismo, e speriamo di vedervi.